Voglio dimenticare, il pubblico certamente non si è ancora dimenticato di Tugnas, Tonino Zoli, che Tugnas era un personaggio amatissimo in Romagna, ha suonato con l'orchestra il folklore di Romagna, cioè è stato uno dei leader, dei promotori dell'orchestra il folklore di Romagna, ma era la sua, a parte le sue qualità, era la sua simpatia, il suo essere paccioccone, chiedo scusa per questo termine, che piaceva alla gente. E quindi è rimasto immutato nei ricordi delle persone che hanno e che frequentavano le balere in quegli anni. Purtroppo non vorrei che questi ricordi sfumassero, è naturale che poi la gente col passare del tempo si dimentichi e col passare del tempo non c'è più modo di ricordare questi personaggi. Finché io faccio trasmissioni televisive cercherò di farlo, e quindi lo ricordiamo con un brano di sua composizione dal titolo La Passera, registrato alla Cadellisio da R1 TV nel 1987. Signori, grazie, grazie Tonio, adesso Tugnas da solo. Vogliamo fare una bella mazurka, quale facciamo? Quando fa così vuol dire che vuol fare la passera, io non so perché fa così, boh, chi lo sa? Sempre Tugnas e la sua passera gigante. L'ho detta, l'ho detta. Inconfondibile il suono del clarino di Tugnas, abbiamo ricordato doverosamente anche Tugnas, ma ricordo anche l'arte che l'abbiamo vista a presentare in questa serata, cioè presentare era la cantante dell'orchestra, quindi faceva parte dell'orchestra il folklore di Romagna.